Benvenuti a un nuovo appuntamento con Robie Extra. La scorsa estate sulle Robie hanno transitato tantissimi giovani ambasciatori delle Terre Alte. Grazie a un progetto promosso dal CAI di Bergamo, Young People for the Mountains, che aveva appunto lo scopo, l'obiettivo di avvicinare i più giovani alla montagna. Ci colleghiamo con Michela Zarbacche, consigliere del CAI di Bergamo, che ha seguito da vicino questo progetto. Il vostro invito è stato accolto da tantissimi ragazzi. Sì, buongiorno Cristina e buongiorno a tutti i telespettatori, grazie mille per l'invito. La prima edizione del progetto Young People for the Mountains, Giovani in viaggio sulle montagne di Lombardia, ha preso forma nell'estate 2021 e la sfida proposta è stata quella di percorrere i sentieri per esplorare le vie della sostenibilità e della quotidianità in montagna. E i giovani partecipanti hanno potuto beneficiare di un voucher per le spese di alloggio e hanno potuto individuare autonomamente il percorso e il rifugio nel quale alloggiare. E sono stati così invitati ad incontrare e soprattutto a intervistare il gestore del rifugio scelto, un giovane imprenditore di montagna, un alpeggiatore e un agricoltore locale di montagna. Quindi si può dire che l'incontro è stato il cuore, il nocciolo del viaggio e della proposta, quindi l'incontro con altri giovani, l'incontro con gli agricoltori di montagna, con i rifugisti e con la gente che ogni giorno frequenta le nostre montagne di Lombardia. Erano 70, una settantina i rifugi a disposizione, tra cui scegliere. Esattamente, sì, i rifugi coinvolti sono stati una settantina e ringrazio Assorifugi e tutti i rifugisti che abbiamo incontrato nel corso della progettazione. E ci sono stati i rifugi e i luoghi più gettonati, diciamo così. Sì, allora devo dire che i ragazzi hanno esplorato le montagne di Lombardia in modo piuttosto uniforme, ma se volessimo fare una classifica possiamo dire che le mete privilegiate delle nostre Robie bergamasche sono state il rifugio Calvi e il rifugio Coca, ma altri gruppi, alcuni ragazzi hanno percorso l'intero tracciato del sentiero delle Robie. Poi per quanto riguarda la Valtellina è stato prediletto il sentiero Roma, mentre in Val Camonica sono state preferite la zona del lago di Aviolo e quella dell'Adamello. Un po' a fine stagione l'anno scorso noi avevamo incontrato alcuni di questi giovani che veramente hanno manifestato grande entusiasmo. Esatto, è stata anche l'occasione per scambiarsi qualche indicazione, qualche racconto delle avventure sulle montagne di Lombardia a tutti i ragazzi è stato chiesto di restituire la propria esperienza attraverso dei diari di bordo. Questi diari di bordo sono stati realizzati dai ragazzi sotto forma di fotografie, testi scritti, ma anche sotto forma di video veramente splendidi e ogni tappa di questo percorso di riscoperta della montagna è stata registrata dai partecipanti. Così tutto il materiale raccolto confluirà in un lungometraggio sulle montagne di Lombardia e sulla loro vita pulsante, possiamo dire. E sarà un documentario amatoriale partecipato e devo dire proprio che le restituzioni dei diari di bordo ci hanno positivamente stupito per la grande passione, il coraggio e l'entusiasmo di questi ragazzi che hanno saputo esplorare i sentieri in compagnia o in solitaria, ma soprattutto hanno saputo incontrare chi vive quotidianamente la montagna, trasmettendo attraverso i loro diari di bordo veramente una passione, un'energia fortissima. Esatto, E ne viene fuori una montagna molto viva. C'è sì. anche un libro che racconta un po' questa esperienza. Sì, allora tutti i diari di bordo in forma scritta e fotografica sono stati raccolti in un piccolo libro che è stato consegnato a tutti i partecipanti come ricordo della loro avventura sulle montagne di Lombardia, ma anche per creare un legame con tutti gli altri partecipanti da tutta la regione, perché non dimentichiamo che tutte le province sono state coinvolte. E abbiamo avuto ragazzi dalla Val Chiavenna, come dalla provincia di Brescia, da Milano, Sondrio. E per chi volesse saperne di più, sono attive le nostre pagine social, Instagram e Facebook del progetto, dove vengono condivise tutte le restituzioni dei ragazzi sotto forma di video, testi, fotografie e podcast anche. Una bella rete di emozioni e passione che unisce i rifugi e le cime di Lombardia. Grazie, grazie Milena Zarbà per essere Grazie stata con a voi noi. E ancora.
E adesso noi vi proponiamo appunto un po' di immagini, un po' di racconti, un po' di interviste tratti da questi diari di bordo realizzati dai giovani ambasciatori delle montagne. Parte finalmente, sono sul treno per Novate di Mezzola e da lì parte il trekking nel sentiero Roma. Piove. Signore degli Anelli, parte 2. Eccoci a Codera, il piccolo borgo raggiungibile soltanto a piedi. Sono meravigliata dalla presenza di così tante case. Mi chiedo come abbiano fatto a portare tutto questo quassù senza la presenza di una strada. Magari anche solo di strada. Stiamo arrivando al rifugio Giannetti. Ecco, più si tempo veloce. È una bellissima e freddissima notte stellata. Festeggiamo il compleanno di Andrea in quota e ci incamminiamo verso il passo del Camerozzo. Di Guardiamo le montagne con Sergio. No, non ho capito. Iniziamo da questa parte. Questa parte pianeggiante che si trova in direzione nord sono le torbiere della Valle dell'Aviolo. Sono delle bellissime torbiere, molto torbe. Bene. Poi, proseguendo in direzione ovest, nella zona nuvolosa che vediamo lì, in realtà probabilmente non si vede lo stesso, ma vabbè, c'è il Monte Aviolo, che è un bellissimo monte, non so cosa dire sul Monte Aviolo. Spostandoci verso sud, arriviamo a questa bellissima spaccatura nella roccia, che è il passo di Gallinera, dove si trova il bivacco Festa e noi fra poco ci andremo. Poi, seguendo le creste, arriviamo su quella sommità più alta, che è la cima dei laghi gelati. Questa qua. Esatto, magari che è sulla fuoco. Esatto, sì, più o meno. Quella è la cima dei laghi gelati, è in parte accanto, ma non si vede perché c'è... No, sulla destra, ma non si vede perché c'è le nuvole, ci sarebbe anche la cima Banda. Poi, seguendo tutte le creste sulla sinistra,
arriviamo dove ci sono ancora le nuvole, quindi non si vede neanche quella, ma c'è la roccia Baitona, che è la cima più alta del gruppo dei Baitoni, che è quello che stiamo ammirando in questo momento, che ha più di 3300 metri. Sempre stato proprio uno dei miei sogni che avevo nel cassetto di poter aprire un rifugio, cioè di avere una passione per la montagna, oltre a fare un po' da psicologo alla gente, oltre a fare un po' da, diciamo, giullare e fare anche la persona seria, insegnare alle persone i sentieri e spiegare anche un attimino la sicurezza in montagna. A volte che arrivano dei personaggi che non conosceresti mai giù. E quindi quello è una bella opportunità. La passione per la montagna mi ha spinto, io ho sempre fatto ristorazione, 10 anni di ristorazione alle spalle, e adesso la passione della montagna mi ha spinto a scegliere un rifugio e partecipare a vari bandi, e questo è stato il mio primo rifugio. Sono Baroncelli Giulio. Faccio agricoltore oltre Sendalta, gestisco una trentina di bovini, gestisco dei prati qui in giro al paese, poi dei pascoli più alti, località come Palazzo e Campello. La mia produzione faccio il formaggio, diciamo che la vita da agricoltore è abbastanza impegnativa, soprattutto per i tempi e per il fatto che è impegnativo tutti i giorni. Dovendo accudire gli animali tutti i giorni, Natale e Pasqua compreso, però una vita che dà soddisfazione, una vita all'aria aperta, una vita che ti autogestisci, è una buona vita, penso. Eccoci, adesso siamo dentro il rifugio La Cascata, siamo qui con la signora Simona, la rifugista, e cogliamo l'occasione per farle qualche domanda. Innanzitutto le chiedo se vuole presentarci così. Allora, io sono Simona, vengo da Como, da ormai però 37 anni sono vezzese e ho ritirato questo rifugio dai miei suoceri. E come mai hai deciso di intraprendere questa attività e di portare avanti il rifugio? Allora, in primis perché, vabbè, essendo una di nostra proprietà, mi è sembrato giusto anche nei riguardi appunto di quello che hanno fatto i miei suoceri prima. E così poi mi è piaciuto, mi piace molto stare con la gente e mi piace stare qua. Vengo dalla provincia di Vicenza, ma prima di arrivare a Rifugio Aviolo abitavo a Milano. Cosa facevi nella vita a Milano? A Milano lavoravo in pubblicità, ho lavorato in pubblicità per molti anni nel settore del video, lavoravo in una casa di produzione e ho deciso di cambiare un po' vita e di venire qui alla Viola a lavorare. E come mai avete deciso di prendere in gestione questo rifugio? Allora, è stata una opportunità, praticamente dopo il cambio di gestione precedente abbiamo voluto partecipare a questo bando, così quasi per scherzo, e invece siamo qui, siamo qua a gestire questo splendido rifugio. È una soddisfazione grande in un posto meraviglioso e quindi siamo molto felici di questo. Sono da una famiglia con una guida alpina in casa e che mi ha probabilmente trasmesso un amore per la montagna e per questa terra. Faccio e ho fatto l'agente di viaggio nel mondo e ho visto molte attività in posti anche rurali
mi è venuta un po' l'ispirazione di tornare a casa con un nuovo progetto, un nuovo obiettivo. L'idea poi di farlo insieme alla famiglia è stato l'opportunità e la carica che aspettavo, che ha fatto passare troppo tempo e che finalmente mi ha fatto arrivare qui. Da qualche anno il Parco dell'Avamello ha pensato di aprire l'osservatorio faunistico durante la stagione estiva. Questo proprio per cercare di sensibilizzare persone che vanno in montagna, ma che in questo momento non sono magari interessate all'attività naturalistica e scoprono quindi per la prima volta gli animali che si possono osservare in questa conca molto bella, che richiama davvero tantissime escursioniste. Sono Salvatore Narciso, gestore con mia moglie Grazia Culturi del rifugio Ghiacciaio dei Forni, in località Forni, sopra Santa Caterina Valfurva. Siamo qui ormai da 25 anni, con la gestione che facevamo solitamente da marzo a fine settembre, e adesso stiamo provando a fare anche l'inverno. Probabilmente proveremo a fare anche l'inverno. Arrivati a destinazione al parcheggio di partenza, ore 4:30, finisce qui il nostro giro È stato un piacere documentarlo. di 2 giorni. E niente, andiamo a dormire. Stanchi, finisce qua il nostro viaggio. E il CAI di Bergamo, nello specifico, il Circolo Fotografia di Montagna, Commissione Culturale della TAM, ha promosso anche lo scorso anno, nel 2021, il concorso fotografico in ricordo di Giulio Ottolini, un socio del CAI che per primo aveva proprio sperimentato delle sfide di fotografie in montagna. Vincitore di questa edizione è stato Marco Goisis, con cui ci colleghiamo. Bentrovato. Grazie, altrettanto. Uno scatto tenero e veramente molto interessante il suo, che è riuscito a vincere questa sfida. Sì, è stato uno scatto cercato ma anche trovato, perché ero da poco al rifugio Calvi quando un pigolio ha attirato la mia attenzione. Proveniva da un nido di pulli di Codirosso, un nido costruito in modo da non essere esposto facilmente ai turisti, e si trattava di 5 pulli ben acquattati, dove sporgeva tratti il copino ed il becco giallo. C'era poco da fare, tuttavia, dal punto di vista fotografico, perché i piccoli stavano ben nascosti e l'immagine risultava incompleta, poco interessante, oltre che notevolmente distante. Sul tardo pomeriggio, ripassando dal rifugio, la scena che si presentava era molto diversa, molto più sorprendente. Quei piccoli si erano alzati, ora si sporgevano bene dal nido, e forse non erano più intimoriti dai gitanti che ormai avevano lasciato il rifugio. E quindi mi è sembrato possibile, non solo possibile, ma era un'occasione per arrivare a questa fotografia. Con un po' di destrezza sono salito su un muretto, il nido era a qualche metro da terra,
E pian piano mi sono avvicinato con la macchina foto, con lo zoom sempre esteso al massimo, era un equivalente di un 600 mm, e via, clic dopo clic è stato possibile arrivare a questa foto che il CAI ha apprezzato e gli ha conferito il premio Ottolini di quest'anno. Allo scatto ha dato un titolo molto efficace, che fame! Sì, che fame perché erano lì con la bocca aperta, che pigolavano, la mamma con di rosso andava e veniva presa dal da fare di nutrire questi piccoli come è in natura e direi come anche tra gli umani, tra l'altro. Uno scatto, tra l'altro, che denota un'attenzione a quello che la circonda, insomma, l'ha tirato il pigolio, insomma, in una situazione non visibile, è riuscita invece a scovare la presenza di Sì, questi uccellini. anche grazie ad Anna, mia moglie, che è sempre molto attenta all'osservazione della natura, non a caso è una naturalista, e parte delle mie fotografie sono dovute alla sua capacità di osservare, di cogliere momenti belli della natura, e di segnalarmeli. Montagna e fotografia sono due passioni combinate in lei, vanno di pari passo? Montagna e fotografia sono senz'altro due passioni combinate. Forse più che montagna e fotografia, oso dire natura e fotografia sono due passioni combinate. La natura mi ha sempre attirato, mi dà momenti di respiro, di distensione, quantomeno me li ha sempre dati, di distacco dalla quotidianità. È ricca di sorprese, è ricca di cose che non ci si aspetta, tant'è che andare nella natura, camminare, in montagna in particolare, ci si trova davanti ad eventi che non sono stati programmati, come quello di questa fotografia. Le sue mete preferite? Ma le mie mete preferite, da quello che ho detto, è la natura, ed è la natura attorno a Bergamo, attorno alla Bergamasca, è la montagna, senz'altro. Le Alpi Orobie e anche le Dolomiti sono mete preferite, ma ci sono altre mete molto interessanti fotograficamente, come ad esempio attorno all'Adda, zona di Brivio, in Versago, possibilità di vedere e di fotografare tanti tipi di uccelli diversi. Ed è anche una meta che vorrei segnalare, forse non nota a tutti, che è l'oasi di Sant'Alessio sul Vialone. È un'oasi, ma non è un'oasi, diciamo, di business, quanto piuttosto di studio e ricerca, in cui la direzione è di valore che guida verso la conoscenza delle specie che abitano le nostre zone e anche di specie di altro tipo, con particolare attenzione alla falconeria. Grazie anche per i consigli e grazie per essere stato con noi. Ed Niente, grazie a voi. è tutto per questa puntata di Orobia Extra. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Vi do appuntamento la prossima settimana.